Da tre sfide giocate mercoledì nell'infrasettimanale si passa in un amen al weekend ed allora andiamo a presentare le gare confermate della nona giornata di Serie A1 femminile. Nell'inedito orario anticipato delle ore 17.30 di sabato pomeriggio si affronteranno due squadre che hanno già fatto vedere buone cose in questa prima parte di stagione. La Reale Mutua Fenerachieri, ferma per precauzione mercoledì con la sfida da recuperare con Trento, e reduce dall'importantissimo successo di Brescia che ha proiettato in alto le ragazze di Bregoli, ora quinte con 12 punti, e le ragazze del Bisonte Firenze, uniche insieme a Casalmaggiore a riuscire nell'impresa di strappare un set alle campionesse del mondo di Conegliano. Con due squadre quindi in forma, pronte a darsi a battaglia. Sabato sera alle ore 20.30, in diretta su Rai Sport più HD, verrà trasmessa la sfida da non perdere tra la Saugella Monza, imbattuta in casa in questo avvio di stagione, con l'ultima vittoria di mercoledì al tiebreak su Bergamo, e la Savino del Bene Scandicci, a riposo nell'ultimo turno infrasettimanale, che vuole dimenticare il tiebreak con Novara e violare l'arena di Monza delle Saugelline. Domenica pomeriggio, al consueto orario delle ore 17, le altre sfide della giornata. Le Pantere dell'Imocco Volley Conegliano torneranno tra le mura amiche del Palaverde per affrontare la Bosca San Bernardo Cuneo, che dopo vari turni di campionato rinviati proverà a mettersi alle spalle il periodo difficile lontano dalle sfide sul Tarfex per tornare a stupire come aveva fatto nelle prime giornate. In contemporanea, match importantissimo al Pala Giorgio di Montichiari per le zone caldissime della classifica, con le leonesse della Banca Valsabbina Millennium Brescia che vorranno togliere con le unghie lo zero dalla casella delle vittorie in campionato. E davanti troveranno la Zanetti Bergamo, che ha raccolto 4 punti nelle ultime due giornate con la vittoria su Perugia ed il tiebreak verso Monza, con 3 punti in palio che darebbero quindi ossigeno alla classifica di entrambe. Mentre sarà ferma per il turno di riposo la Bartoccini Forti Infissi Perugia, con le magliette nere che avranno così qualche giorno in più per assimilare i nuovi schemi tattici del neo arrivato coach della nazionale Davide Mazzanti. Rinviate invece le altre due sfide della giornata, quella dell'E-Work Arena tra le farfalle della Unit E-Work Booster Sizio, fermate da nuovi casi di positività, e le rosa della VBC a più Casalmaggiore. E la sfida del Sambapolis tra la Delta Despar Trentino e la Igor Gorgonzola Novara. Il match tra la Saugella Monza e la Savino del Bene Scandicci sarà trasmesso su Rai Sport più HD, canale 57-58 del digitale terrestre, sabato a partire dalle ore 20.30. Mentre le altre partite in programma nel weekend saranno trasmesse tra sabato e domenica su LVF TV, la nuova web TV ufficiale di Lega Pallavolo Serie A femminile. Così come verranno trasmesse anche tutte le partite del girone est di Serie A2 femminile, dove sarà derby tra la ITAS Cittafiera Martignacco e la CDA Volley Talmassons. Mentre torneranno in casa le riminesi di Stefano Saia dell'OMAG San Giovanni Marignano, che ospiteranno le ragazze dell'Olimpia Teodoro Ravenna. Da recuperare invece saranno tutte le sfide del girone ovest rinviate precauzionalmente. Dunque, registrati subito sul sito www.lvftv.com e goditi tutte le sfide in programma di Serie 1 e Serie 2.